istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, assieme agli istituti zooprofilattici, rappresentano un elemento portante della ricerca biomedica. Quindi, rientrando appunto nell'ambito della complessità della ricerca e anche del titolo della conferenza, rappresenta proprio quel tassello che mancava per quanto riguarda l'elemento appunto complesso che è la ricerca. Di questo, fondamentalmente trattando appunto sull'ambito del dato, della disponibilità del dato biomedico o gli istituti in questione permettono la condivisione intanto dei dati medici o animali nel caso appunto le patologie che hanno impatto anche sulla natura umana e anche sono l'elemento trainante promotore della formazione, in quanto portano tutti i dati e le informazioni che ne derivano dalla ricerca biomedica all'ambito operativo di chi operativamente si occupa dell'applicazione della ricerca, e inoltre, soprattutto gli IRCCS, sono i detentori proprio della trasferibilità tecnologica, e quindi trasferire tutto quello che rappresentano l'attività di tecnologia in fase ancora brevettuale nell'ambito della pratica clinica. Quindi condividere e supportare questo tipo di attività rappresenta elementi fondamentali e trainanti per tutto quanto l'attività di ricerca biomedica. Per questo speriamo, ci auguriamo che l'IRCCS e gli ZS permettano appunto un supporto non da poco nell'ambito della rete GAR. Il Ministero della Salute si aspetta con la presenza dell'IRCCS e degli ZS all'interno appunto della rete GAR una crescita insieme, consona e sincrona appunto di entrambe le strutture, in modo tale da garantire una condivisione di esperienze e di expertise in una sinergia appunto di competenze per migliorare appunto l'attività di ricerca.